Beh. A te, signor Aldo? Sì, chi lo voleva? Andrea Agresti. Andrea? Agresti. Ecco, lo faccio subito, sì. Non so chi è. Sì, va bene. Sentiamo, questa è la telefonata da parte di Iuri. Pronto, signor Aldo? Oh, dimmi. Senta, buongiorno, io mi chiamo Andrea Cresti e sono uno speaker radiofonico. E infatti il suo nipotino Iuri ci ha detto di si è avvalso della messaggeria Bollore di Sorrisi e Sfondoni per telefonare al nonno Aldo. Grazie, tutto di tutto. Signore, lei attualmente è in diretta sui 106.9 in MF Stereo. E c'è Iuri che ha una messaggeria Bollore per lei, gliela posso dare? Sì, sì. Iuri gli dice... Le fa un gran saluto e le vuole tanto bene. Grazie tante, altrettanto ne rispondo io. È stato ganso, Iuri, sì, sì, è un bravo bambino. Ma lei gliele canta mai le canzoni? E qualche volta Firenze, quando viene in casa, Firenze sogna, Fiorentino io. Perché poi ci ha detto il suo nipote che lei è amico di Bartali. Sì, sì. È vero o no? Sì, sono amico di Gino. Ma lei... Sono là con la Punta Ema... Quando avevo 15 anni, fino a 18, andavo a casa sua, mangiavo lì, con Giulio correvo. Questo è interessante. Sì, Giulio. Ho capito. Morì a San Donato, c'era anch'io alla porta. Ho capito, eccoci. Ma ho corso tanti, ho corso fino a sono andato militare. Ho fatto pugilato a militare. Ha fatto pugilato anche? Nella nazionale militare, sì. Ma sì, non ci picchia. Cioè, no, no, ci picchia, picchia e basta. Mi piaceva sempre lo sport, ora ho 78 anni ormai. Beh, ora è un po' un problema. Il figliolo c'è la palestra già qua, no? Conosci Bellino Alessandro? Sì, lo conosco, sì. C'è la palestra. Ah sì, è suo figlio? Mio figliolo, sì. Ma lo conosco benissimo, io ci sono stato anche a correre con suo figliolo. Senti, davvero? Vero. Allora me lo saluti, da Andrea Cresti. Tanto, grazie a te. Allora, mandiamo un saluto a Iuri. Sì. Sì. Allora, saluto il mio nipote, tanti baci e che sia sempre un ragazzino di gamba, insomma, come è finora. Come è stato finora? Io la ringrazio tantissimo, signor nonno Aldo. Grazie. La ringrazio tantissimo. Lo vedo spesso l'ho visto anche a televisione qui alla Ferruccia, cioè lei. Sì, no, a Quarrata. Allora, è a Quarrata, Sì, sì, ero io. Sì, quando fece la tua festa e fecero, no? Sì, sì, sì. La televisione, sì. Eccoci. Sì, anche ieri sera. infatti. Sì. Bravo, bravo. Allora la ringrazio. È molto bravo. Grazie, signore, grazie. Arrivederci. Adesso... Hanno fatto la festa? No, anche una festa alla Ferruccia.